Non erano ancora le 14:10 che siamo stati avvisati di una situazione caotica lungo San Giacomo, orario di apertura del ponte girevole. La conferma è arrivata subito da SST, che ha in gestione anche l'apertura e la chiusura del ponte. Ponte bloccato, la risposta. Il meccanismo nuovo su ingranaggi vecchi forse questa volta ha fatto cilecca. Il ponte aperto non si è chiuso a seguito del passaggio delle barche. Si è tentato con la strumentazione sul luogo, con la strumentazione da remoto installata da poco, ma ora deve intervenire l'azienda, che giunge sul luogo da Piove. Prima di mezz'ora dalla chiamata non potrà quindi arrivare, i tempi si dilatano con conseguenti disagi per automobilisti e pedoni che per forza di cose devono allungare la strada e passare per Borgo San Giovanni, un percorso di circa 4 km per arrivare al di là del ponte, quando solitamente si tratta di una cinquantina di metri. Il ponte è vecchio come vecchio il meccanismo e non è la prima volta che accade questo tipo di disservizio, malmessa anche la pavimentazione dell'altro ponte, il successivo verso sotto Marina tra Isola Cantieri e Isola dell'Unione, ponti che necessitano di un intervento anche drastico, ma per effettuare il quale, oltre all'impatto economico, si devono fare i conti con l'impatto sulla viabilità, sul traffico e sul caos che si verrebbero a verificare qualora la strada dovesse essere chiusa anche solo temporaneamente. Un giorno o l'altro non sarà più una questione di scelta, ma di una necessità improrogabile. Da notare che a causa della mancanza di personale la polizia locale non è nelle condizioni di intervenire a dirigere il traffico, avvisando l'utenza del disservizio prima che questa si metta in Calle San Giacomo da un lato e sul ponte dell'Isola dell'Unione dall'altro. Al disservizio del ponte si somma il disagio di dover tornare sui propri passi, creando ulteriore caos a quello già in essere. La situazione non sembra doversi risolvere in breve, un intervento ad alleviare il traffico sarebbe stato utile.